Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi realizzeremo una classifica, una top 10 dei 10 monarchi senza distinzione di genere che regnarono più a lungo e che hanno regnato più a lungo nella storia dell'umanità. Per realizzare questa classifica ho preso in considerazione soltanto re, regine, imperatori e imperatrici. Non ho voluto considerare conti, duchi, principi, emiri e varie altre cariche minori, perché non le ritenevo influenti in questo senso. Ho voluto concentrarmi soltanto su re, regine, imperatori e imperatrici. E nel realizzare questa classifica ho dovuto fare una distinzione tra regno complessivo, ovvero tutto il periodo in cui un dato personaggio ha mantenuto il titolo di re, e regno effettivo, il periodo in cui questo personaggio ha effettivamente regnato, perché per molti dei personaggi presenti in questa classifica vi è stato un periodo di reggenza, sono stati nominati re molto giovani, re o regini o imperatori molto giovani, parliamo di bambini, e per gran parte della loro vita, per una parte importante della loro vita, sono stati affiancati da uno o più reggenti. Il reggente è colui che regna, che governa, nell'attesa che il legittimo erede al trono raggiunga la maggiorità, sia in grado di governare da solo. E questa considerazione, la presenza o meno di reggenti, cambia tantissimo la classifica. Comunque, vedremo in questo video le due classifiche, una di fianco all'altro, ci soffermeremo soprattutto sulle prime tre posizioni. Non perdo ulteriore tempo e inizio dalla decima posizione e fornirò prima la classifica del regno complessivo. In decima posizione incontriamo Kang Xi della dinastia dei Kuang in Cina, imperatore cinese, il cui regno iniziò nel 1661. Nel 1661 Kang Xi aveva appena 6 anni, visto che era nato nel 1654. Per i primi 20 anni circa di regno verrà affiancato da ben 4 reggenti, l'ultimo dei quali sarebbe morto nel 1677, anno in cui si suppone sia avvenuta l'effettiva incoronazione di Kang Xi a imperatore cinese. Il suo regno complessivo dura 61 anni, il suo regno effettivo è stimato intorno ai 42 anni. Andiamo avanti, seconda posizione, e incontriamo Giacomo I d'Aragona. Giacomo I d'Aragona che si ritrova ad avere un destino simile a quello di Kang Xi. Il suo regno inizia nel 1213, quando Giacomo I ha appena 5 anni. Giacomo è nato nel 1208, ha 5 anni, non si è in grado di governare, di regnare. Gli viene affidato quindi un reggente, anche se nel 1218 verrà riconosciuta la maggiorità e la capacità di regnare, ma nel 1218 Giacomo aveva appena 10 anni e verrà affiancato per ancora qualche anno da un reggente. La sua incoronazione avviene all'inizio effettivo del suo regno, avviene nel 1221 e il suo regno complessivo dura 62 anni, il suo regno effettivo 55 anni circa, 57-55 anni circa. In ottava posizione incontriamo la regina Vittoria. Recentemente il regno della regina Vittoria, l'età vittoriana, è tornata alla luce grazie alla regina Elisabetta, che l'ha superata in durata di regno. Comunque, in ottava posizione incontriamo la regina Vittoria con i suoi 63 anni di regno effettivo. La regina Vittoria è stata incoronata nel giugno del 1838, ma il suo regno era iniziato già un anno prima, nel 1837, e nel primo anno di regno diciamo che regnerà senza corona. Il regno complessivo della regina Vittoria è di 64 anni, ma il regno effettivo è di 63 anni. Andiamo avanti, in settima posizione ovviamente incontriamo la regina Elisabetta, che ha regnato appena un po' più della sua antenata, visto che ha da poco superato il record della regina Vittoria, con i suoi 63 anni di regno effettivo e, proprio come per la sua antenata, 64 anni di regno complessivo. Elisabetta è stata incoronata nel giugno del 52, ma il suo regno inizia nel febbraio del 52, alla morte di suo padre Giacomo VI. Vi invito a guardare il video che ho realizzato prima di questo, o meglio, ieri.
Andiamo avanti ancora e in sesta posizione incontriamo Ferdinando IV di Borbone, che è stata la posizione più problematica perché a un certo punto della sua vita Ferdinando cambia nome, smette di essere Ferdinando IV e inizia ad essere Ferdinando I di Borbone. Ferdinando IV inizia il suo regno nel 1759, ma Ferdinando era nato nel 1751, aveva 8 anni quando ha iniziato il suo regno e ovviamente gli verranno affiancati vari reggenti. La sua incoronazione effettiva, in quanto Ferdinando I di Borbone, avverrà soltanto nel 1799 e il suo regno effettivo sarà di circa 25 anni. In realtà regnò per più di 25 anni, in quanto regnò sul regno di Napoli, poi sul regno di Sicilia già da prima e comunque prima dopo la reggenza, quindi è un po' incasinato. Comunque il suo regno complessivo è di 65 anni, mentre il suo regno effettivo è stimato tra i 25 e i 40 anni circa. Andiamo avanti e incontriamo Basilio II. Basilio II che in teoria andrebbe affiancato a Costantino VII, in quanto i due regnarono insieme a partire dal 976, imperatori, re dell'impero bizantino, re di Costantinopoli, regnano dal 976 fino al, per quanto riguarda Basilio II, al 1025. Per quanto riguarda Costantino VII invece vivrà qualche anno in più, morirà nel 1028 e anche se tecnicamente il regno di entrambi è stimato di 65 anni per Basilio e 68 per Costantino, di fatto Basilio ha regnato al fianco di Costantino per 65 anni. Costantino ha regnato da solo per appena 3 anni e il suo regno effettivo è di appena 3 anni appunto, contro i 68 di regno complessivo. Andiamo ancora avanti in classifica. Quarta posizione. In quarta posizione troviamo un'altra posizione molto importante e problematica. In realtà non è tanto problematica, ma è molto interessante. Incontriamo Francesco Giuseppe I d'Asburgo, la cui incoronazione coincide con l'inizio del suo regno, quindi qui non abbiamo problemi di sorta. Regno complessivo e regno effettivo finalmente per una volta coincidono e il suo regno durerà 67 anni, verrà incoronato nel 1848 e morirà nel 1916 in piena prima guerra mondiale. Terza posizione, arriviamo al podio e incontriamo qualcuno di cui non so pronunciare il nome, ovvero Bhumibol Amulyadej, re della Thailandia, incoronato nel 1950, ma il suo regno inizia qualche anno prima, nel 1946, ed è tuttora in carica, è ancora vivo e il suo regno continua ancora. Regno complessivo 69 anni, regno effettivo 65 anni. La distinzione qui è importante. Andiamo avanti in classifica e incontriamo uno dei principali errori in questa classifica o comunque nelle notizie relative a questa classifica che ho riscontrato ultimamente. Incontriamo in seconda posizione Luigi XIV. Luigi XIV vede iniziare il suo regno nel 1643, ma nel 1643 Luigi XIV aveva appena 5 anni, visto che era nato nel 1638. Vengono affiancati diversi reggenti e alla fine verrà incoronato re di Francia nel 1654. Il suo regno complessivo dura 72 anni, ma il suo regno effettivo ne dura soltanto 61, visto che durante i 12 anni di reggenza non avrebbe comunque regnato, sarebbe stato lì col titolo di re, ma non aveva alcun potere. Infine, prima posizione, campione, il re che ufficialmente ha regnato più a lungo in assoluto nella storia dell'umanità, Sobhuza II dello Swatfal. Lo Swatfal è uno dei regni del Sudafrica. È uno dei regni indipendenti del Sudafrica e uno dei pochi regni a sopravvivere alla guerra boere, a mantenere l'indipendenza dall'Olanda e dalla Gran Bretagna, e il suo regno inizia nel 1899, lo stesso anno in cui Sobhuza nascerà. Sobhuza nasce nel luglio del 1899
1899 e diventerà re nel dicembre del 1899. Per i primi 22 anni della sua vita verrà affiancato da un reggente, sua nonna reggerà e manterrà la corona finché Sobuza non sarà in grado di regnare e governare da solo. Arriverà e verrà incoronato finalmente re dello Svartfall nel dicembre del 1921. Il suo regno complessivo è il più lungo in assoluto della storia, ben 82 anni, ma il suo regno effettivo è di appena 61 anni. Le differenze tra regno effettivo e regno complessivo portano una differenza di classifica e Sobuza, che nella classifica complessiva è al primo posto, nella classifica effettiva si ritrova, pensate un po', in settima posizione. Primo posto nella classifica terzo posto per la classifica effettiva, ovvero il re che ha effettivamente regnato più a lungo in assoluto nella storia dell'umanità, incontriamo Basilio II. Basilio II con i suoi 65 anni di regno effettivo. In seconda posizione incontriamo Amuliadei, anche lui con 65 anni, ma a breve saranno 66, quindi continuerà a crescere. E primissima posizione incontriamo Francesco Giuseppe I d'Asburgo. Francesco Giuseppe I d'Asburgo, che con i suoi 67 anni di regno, sia complessivo che effettivo, visto che il suo regno è iniziato nel momento in cui è stato incoronato, porta a casa il podio, il titolo di re che ha regnato effettivamente più a lungo nella storia dell'umanità. Per quanto riguarda Elisabetta e la sua antenata, la regina Vittoria, si trovano rispettivamente in quarta e in quinta posizione con i loro 63 anni di regno effettivo. 63 anni e qualche giorno in più per la regina Elisabetta rispetto alla sua antenata. Se il video vi è piaciuto, se questa classifica vi è piaciuta, vi invito a lasciare un mi piace per supportare il canale, condividere il video se vi è piaciuto e ovviamente iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. In descrizione trovate un'immagine o comunque un articolo sul sito in cui verranno forniti tutti i dati che ho preso in considerazione, quindi nome del monarca, data di nascita, data di morte, inizio del regno, data dell'incoronazione, comunque anno dell'incoronazione, regno complessivo, durata del regno complessivo e durata del regno effettivo. Grazie ancora per aver guardato fino a questo momento, vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate in descrizione anche il link al gruppo Facebook in cui possiamo parlare e discutere di tutto quello che volete, vi invito a seguirmi su tutti i social network, trovate tutti i link in descrizione, grazie ancora per aver guardato, un saluto a tutti e al prossimo.